sono qui anche in veste di organizzatrice della giornata del dialogo cristiano-islamico di Pisa. C'è qui anche Muhammad Khalil, l'imam, presidente della comunità islamica pisana. E penso che anche lui possa dire, spero possa dire anche lui una parola. Dico soltanto che tutti i centri culturali islamici italiani hanno condannato l'attentato di Parigi, il centro culturale di Pisa, l'UCOI, che è l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche Italiane, il centro islamico culturale italiano a Grande Moschea di Roma. Ce ne sono stati poi anche giovani musulmani d'Italia, eccetera. Volevo ricordare le parole del Centro Culturale Islamico d'Italia del Grande Moschea di Roma, alcuni estratti, dove esprimo le condoglianze ai familiari delle vittime della strage, esprimo solidarietà e vicinanza alle famiglie e al popolo francese per il grande tributo di sangue versato. Sottolineano poi il fatto che è necessario restare uniti contro la barbarie e la violenza e lavorare sempre di più uniti, non solo per garantire e difendere la libertà di stampa e di opinione, ma più in generale per proteggere la democrazia, minacciata da forze oscurantiste di inusuata mostruosità. Ogni silenzio è divenuto ormai intollerabile e inaccettabile e va respinto. Ciò si può fare solo rafforzando il lavoro di chi è impegnato in prima linea in favore del dialogo tra le religioni e le culture e per la promozione dei principi di pluralismo e rispetto della libertà. È dovere inderogabile di ognuno di noi, di ogni credente, di qualsiasi religione esso sia. E poi volevo dire che riportare anche le parole che aveva fatto l'imam di Firenze e presidente dell'Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche Italiane, Izzeddin El-Zir, qui a Pisa il 18 novembre alla 13ª giornata ecumenica del dialogo cristiano-islamico. Aveva detto Izzeddin: non possiamo attribuire a una fede religiosa un'azione fatta da esseri umani, anche se questi esseri umani usano la bandiera dell'Islam, la bandiera dell'ISIS. La bandiera dell'ISIS è la Shahada, una testimonianza, che dice la scritta araba che c'è riportata sopra: e non c'è Dio se non Dio, Muhammad è l'inviato di Dio. Questa frase è il credo dei musulmani. Ma questi terroristi, che niente hanno a che fare con la religione musulmana, la usano come, diciamo, come i mafiosi qua da noi possono usare, possono compiere omicidi avendo la Bibbia in mano. L'importante quindi è rispettare le diversità, riconoscere che l'altro è una ricchezza, creare spazi di cultura all'interno delle nostre città e anche all'interno di noi stessi. E quindi dobbiamo tutti fare la jihad, che la jihad, come la intendono i musulmani, non è nient'altro che lo sforzo a vivere i principi e l'armonia con il creatore, con il prossimo e con il creato. Quindi seguire il volere di Dio per la promozione di ogni singola persona. Quindi volevo dire che è nostro impegno di tutti di continuare nell'attenzione e nel lavoro per non alimentare l'islamofobia. Che questa islamofobia spesso è causata dall'ignoranza sulla complessità dell'Islam e dei vari Islam, perché a volte si parla di cristianesimo e la gente non sa che le confessioni cristiane sono tante. Chi alimenta l'islamofobia irresponsabilmente diventa il migliore alleato della polarizzazione, della strategia del terrore, favorendo i terroristi. Dobbiamo lavorare per una società inclusiva, dove i diritti di ogni essere umano siano al centro dell'azione politica, dove la libertà religiosa sia un valore intangibile e difeso per tutti i credenti di diverse fedi, dove quindi anche la libertà di espressione sia garantita per tutti. Azzardo anche a dire che sopravviveremo sia in Occidente che in Medio Oriente aprendoci al pluralismo, anche religioso, non cancellando le diversità e la pluralità in nome di una libertà e sicurezza fittizia che diventano in questo modo. Quindi ripeto che l'impegno sia del,
del gruppo di impegno ecumenico, sia della comunità islamica, sia anche tutto nostro, è quello di continuare e di perseverare nel cammino del dialogo, che è l'unico che ci può portare a una convivenza e a una possibilità di vita civile.